Siamo nella redazione di uno dei giornali più in delle arti marziali. Arriva una lettera shock. Shock. Una lettera molto pesante. Seguitemi. La lettera inviata alla redazione ha un contenuto molto pesante. La scrive Dominique Valera, un grandissimo dell'epoca delle arti marziali, un fenomeno, un fortissimo del karate di allora. Dominique Valera nasce nel 1947 a Lyon in Francia, un atleta eccezionale, 1,88 m di muscoli. Inizia karate Shotokan nel 1960, nel frattempo 6 anni prima pratica judo e arriva al secondo dan. Una persona promettente, un campione dalla nascita. Nel 66 inizia a fare i campionati europei dove arriva primo posto, sempre i campionati europei nel 68 secondo posto, nel 69 sempre i campionati europei primo posto, sempre esclusivamente di kumite, fino ad arrivare alla World Karate Championship 1970 a Tokyo dove arriva al terzo posto. Nel 71 i campionati europei sempre si piazza al primo posto e nel 72 i campionati mondiali di Parigi sempre primo posto. Un fenomeno del kumite, un atleta eccezionale, un carattere un po' forte, un po' burbero. Ha un carattere che lo porterà ad avere anche qualche problema all'interno del karate. Seguitemi. Un episodio inquietante colpisce Valera. Siamo nel 1975 a Long Beach in California per i campionati del mondo. Durante un incontro con Antonio Rivera della Repubblica Dominicana, Valera viene squalificato per troppo contatto, per contatto eccessivo. Non accetta la squalifica, c'è una discussione con l'arbitro e addirittura l'atleta colpisce l'arbitro. Viene squalificato dalla WKO, viene mandato fuori dalle competizioni internazionali di karate. Come vi dicevo, aveva un carattere un po' forte, un po' deciso, forse anche un po' troppo, e nel 75 quindi viene mandato fuori dalle competizioni ufficiali di karate e ha un'ottima idea. Insieme a Bill Wallace e ad altri grandi del karate americano, del karate full contact americano, il pieno contatto, entra a far parte definitivamente del full contact. Pensate che Valera era veramente all'epoca un VIP, era veramente un grande, era un'icona francese, un'icona europea, un grandissimo del full contact. Pensate che Valera ha partecipato a 701 combattimenti con 674 vittorie, 17 sconfitte e 10 combattimenti nulli. What? Un fenomeno del combattimento, un carro armato, nessuno poteva in quegli anni contrastarlo. Faceva combattimenti con Bill Wallace, con altri americani, ma era veramente un osso duro. Come ripeto, una stazza di ragazzo, una fascia di nervi, uno veramente che ci andava tosto. Cosa succede? Nel 1977 manda una lettera, come dicevo all'inizio del video, manda una lettera a una delle famose testate giornalistiche importanti del settore delle arti marziali. Manda una lettera di sfida. Chi sfida? Seguitemi. In questa lettera aperta, pubblica, fa una sfida allucinante. Sfida un po' di meno che il grandissimo ed immenso Hiroshi Shirai. Hiroshi Shirai a quel tempo, settimo dan, viene da un tour di campionati vincente sempre. Troverete il link in descrizione sul grande Hiroshi Shirai, un video che ho fatto ultimamente che descrive Hiroshi Shirai quando è venuto in Italia, i primi anni del suo arrivo in Italia. Chiaramente non ha bisogno di presentazioni, il grande maestro, già nel 62 vince i campionati nazionali giapponesi di kata e kumite, un campione, un fenomeno, un disegno tecnico, un disegno geometrico perfetto, una tecnica assoluta, precisione fuori dal normale, il grande Hiroshi Shirai. Chiaramente non necessita di presentazioni. Valera sfida il maestro di karate Shotokan nel 77, manda questa lettera dove scrive che vuole far vedere al pubblico italiano in un combattimento addirittura vero, un combattimento reale, un combattimento
full, vuol dimostrare l'efficacia di questo karate Shotokan, di questo maestro giapponese, e poi in fondo alla lettera descrive una frase particolare dicendo che lo sport unisce, la politica divide. C'è qualcosa che non quadra, seguitemi. Il grande maestro giapponese non accetta l'invito, addirittura non replica neanche. Chiaramente sarebbe stato, a mio avviso, improponibile la questione, proponibile proprio fare questo tipo di incontro, se veramente si voleva fare, per questioni proprio regolamentari. Vi immaginatevi voi, guantoni, non guantoni, tempo, punteggio, semi-contact, light contact, full contact, KO, quindi regolarizzare un incontro tra due titani così grandissimi sarebbe stato veramente, veramente difficile. La cosa non è mai successa, è rimasta storica, infatti in questo video ve l'ho riproposto, perché secondo è stato un episodio allucinante degli anni 70. Pensate, oggigiorno tutti i fenomeni da tastiera, tutti che offendono un pochino quasi tutti, ma negli anni 70 non si scherzava. La gente si presentava in palestra, se c'era qualcosa che non andava, si presentavano sul tatami e facevano vedere quello che sapevano fare. Se non riuscivano, mandavano una lettera aperta, senza problemi, e dicendo: ti voglio sfidare. Quindi pensate, gli anni 70, veramente anni tosti, anni difficili, personaggi coloriti, fantastici a mio avviso, rivisti oggi sembra che stiamo parlando di un grandissimo film, e lascia sempre dei dubbi. Quindi il grande Valera, un carattere un po' forte, molto esuberante, un super campione, una potenza immensa, sfida un altro titanio, un altro grandissimo del karate, un fenomeno, l'arte marziale fatta in persona. Questo incontro, come ripeto, non è mai successo. La cosa penso poi con gli anni sia morta lì, e è secondo me un episodio fantastico da ritirare fuori, e anche perché voglio aggiungere qualcosa. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo splendido video, secondo me molto interessante. Aspetto i vostri commenti costruttivi e spero positivi, anzi aiutatemi a capire la questione. Magari c'è qualcosa che mi sfugge, qualcosa che si doveva dire di più, qualcosa che non si è detto, qualche particolare è sempre ben accetto. Aspetto i vostri commenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale e aiutatemi a crescere. Ciao, al tempo massimo.